Benvenuti in un nuovo video. Da come detto al titolo, questo è il video dei prodotti finiti. Ormai ogni mese esce questo video. Non ho finito tantissimi prodotti questo mese, però non volevo accumularne, non volevo, stamattina, non volevo accumularne tanti, quindi ho deciso di farlo. Allora, iniziamo subito con i cereali. Sapete che ultimamente mi piace la sera, ho come post workout, visto che mi sto allenando la sera, una bella tazza di cereali. Con le proteine ovviamente vado in paradiso. Allora, ho finito, all'interno ci sono altri prodotti, vabbè. Ho finito questo qui, che è il classico, sono i cookie crisp. Penso che già ve l'ho fatti vedere, sono molto molto buoni e sono integrali. Io la prima volta una ragazza me l'ha fatto notare. Io non me ne ero mai accorta, sono sincera, però sono molto molto buoni. Sì, io qui ho un altro pacco di cereali. Poi ci sono altre cose, ok? Allora, cioè questi cereali sono fantastici. Sono cioccolato bianco e al latte. Io innamorata, sono davvero molto molto buoni, un po' calorici perché pesano un botto, quindi tipo 100 grammi, sono tipo 20-30 cose di queste neanche, quindi una manciata si può dire, perché sono veramente molto pesanti proprio come peso, però sono troppo buoni. Mia sorella ha detto appena vai al Lidl riprendere anche gli altri perché sono fenomenali, quindi io ve li straconsiglio. Se state cercando qualcosa di più sfizioso prendeteli, che poi questi sarebbero i fake di quell'altro là che mi sfugge sempre il nome. Poi all'interno di queste due scatole ho trovato i Smarties Zero. Eccoli qui, questi qua della Prodest, molto molto buoni, li trovate anche sul sito di Your Supplement, vi lascio sempre il link giù nell'info box. E poi ho finito questo Skyr, si pronuncia in 50.000 modi diversi come il Fire, il Fage, eccetera. Comunque, questo qua è senza grassi, ha le fragole, molto buono. Questo qua io l'ho utilizzato anche per i porridge, sopra il porridge, dentro al porridge, fenomenale. Perché poi si presenta con bianco, se non mi sbaglio, sopra, e poi sotto c'è tipo sta cremina alle fragole. Top. Poi ho finito un pacco di proteine bulk, perché sapete che io adoro bulk per quanto riguarda le proteine, infatti le acquisto lì. E questo è pesca e crema, davvero molto buono, con i cereali al cioccolato. Tipo molto, io questo l'ho utilizzato tantissimo il fine settimana. Quando rientravo a casa tardi avevo camminato davvero tanto, perché ormai nel fine settimana tocco anche 12-14 mila passi per il fine settimana, quindi io già sono molto attiva. E la sera proprio quando ritornavo a casa desideravo proprio queste proteine, infatti le ho finite tutte così. Poi ho finito questo pan bauletto di grano questo è di Camut, della Certossa. Questo qui l'ho trovato al Lidl, molto buono. Io ho provato il normale, integrale e quello di Camut in questo mese. Solo che vabbè, ho conservato solo le per non conservarle tutte le altre che alla fine sono uguali. E devo dire che sono molto buone entrambe, anche questo qui. Devo dire che preferisco questo a quello là di Camut dell'Eurospin. Questo proprio a sapore mi piace di più. A parte che poi io i toast, ma in generale io li tosto sempre, quindi va bene. Poi ho finito un altro prodotto che lo potete acquistare su Your Supplement. Questi sono i fiocchi della BPR, l'abbiamo utilizzato spesso anche in qualche video su YouTube. L'avete visto però molto più spesso ovviamente su Instagram, quindi mi raccomando andatevi a seguire su Instagram perché li vedete tutti gli spoiler. E questi sono a crema al limone. Allora, io questi volevo provare a fare un porridge, però li ho finti tutti per fare i biscotti e quindi il porridge non l'ho potuto fare. Però mi hanno detto che è proprio il gusto perché il limone, cioè ragazzi, si sente tanto di limone, però è un limone molto 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 chimico. Infatti una ragazza mi ha consigliato di prendere tipo biscotto, che mi ha detto che sono la fine del mondo, quindi li proverò. Solo che i fiocchi sono un po' troppo piccoli rispetto a quelli di MG. Però ci sta, se il prodotto è buono, i fiocchi non fa niente come sono. Io questi li ho usati molto per fare i biscotti. E adesso è uscito un nuovo gusto di BPR, anzi due gusti, uno per quanto riguarda la farina che è panettone che mi ispira, però mi ispirano i fiocchi che sono a frutti di bosco, lampone, su questa scia qui e infatti sicuramente nel prossimo unboxing li vedrete. Adesso non sto acquistando perché raga ho un mondo di cose aperte, infatti adesso vedete che ho finito già tre burri, quindi adoro. Poi, vabbè, il pancioc perché mia mamma, dovete sapere, appena apro qualcosa io molto spesso
Utilizzo molto sempre le stesse cose, tipo pizza rima, prendo le confezioni e le butto, perché comunque io già ve le ho fatte vedere, sapete che mi piacciono, inutile che in ogni video vi faccio sempre le stesse cose. Quindi mia mamma automaticamente qualsiasi cosa che io lascio sul davanzale, non lo butto, va e lo mette nella scatola, qui cicciola. Infatti non so se questo ve l'ho fatto vedere, penso proprio di sì. Vabbè, vi risentite un'altra volta la mia chiacchiera. È il Panciok Fit di Rima Benessere. Questo è fenomenale. Io, molte ragazze mi hanno detto, sa di alcol come la pizza, ragazzi. Sono comunque prodotti confezionati, quindi prima di metterli al forno, mentre tipo fate il topping, quello che volete, lasciatelo un po' ad arieggiare fuori per 5 minuti. Se di più ancora meglio, fatelo proprio arieggiare anche in cucina su un piattino e poi dopo lo mettete al forno. Io questo qui lo faccio un po' dorare, quindi questo è, mi arrivano i messaggi di là bene. Questo tipo sui 5-6 minuti, invece pizza rimane anche 15-20. Appena vedo che si sta dorando, prendo e stacco e poi ci metto il topping sopra. Però devo dire che questo è molto buono, infatti nel prossimo ordine farò proprio scorta, perché la mattina, specialmente la domenica, a me non mi va mai di mettermi là a cucinare e quindi è una coccola. Poi per voi vediamo un po' nella scatola misteriosa cosa esce. Le patatine, queste qua sono le protein chips a paprika. Cioè, raga, ciao mondo, Pringles alla paprika. Cioè, più di questo non posso di niente, troppo troppo buone. E infatti a breve sul canale, perché uscirà prima questo video, che oggi è 27 novembre, seguiranno altri video, vabbè, oltre ai video natalizi anche dei video per quanto riguarda questa linea qui di patatine, che è della Daily Life, che trovate sul sapore. Poi ho finito questo cioccolato del 90% della Lindt, a me sinceramente piace, solo che devo trovare la nuova uscita, quella là, anche al pistacchio, ma invece a me. Ho trovato quella della Perugina, se non sbaglio, che è una ragazza che mi ha detto che Perugina supera la Lindt. Vi ho detto tutto. Poi ragazzi, aspettate che prendo il sozzo, che qua è un casino. Ho provato un po' di yogurt in questo periodo, perché ultimamente avevo un po' accantonato gli yogurt, perché specialmente la mattina non mi vanno, solo che ultimamente mi è venuta la fissa, sto facendo il ciccio pancake e ci metto lo yogurt. Questo qui è della McCandy, McCandy, boh, non so, cioè, come si dice, comunque le trovate alla Lindt, ma che è alla Lidl, ed è toffee popcorn flour, cioè caramello popcorn. Molto molto buono, ragazzi. Devo dire che i valori non sono neanche tanto male, quindi andate a dare un'occhiata, io sono rimasta sorpresa. Poi ho finito questo qua della Mibona riso al latte, che lo trovate sempre dalla Linda, gusto ciliegia, troppo 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 buono, cioè è fenomenale. Io l'ho messo nello yogurt, sembrava proprio di mangiare il gelato all'amarena. No, scusate, che nello yogurt, nel porridge, sembrava proprio di mangiare il gelato all'amarena, è fenomenale. Poi ho finito quest'altro qua, che è cioccolato e ciliegia, sempre il stesso marchio di prima, anch'esso molto buono. E poi quest'altro qua della YoFruit, spettacolare, infatti è diviso con metà lampone e metà un po' yogurt. Lo yogurt sembra tipo la panna cotta oppure il gelato del McDonald's. Io sono rimasta scioccata. Poi ho finito, oddio, aspettate. Poi ho finito questo biscotto zero cookie della Prozis. Sapete che io li adoro e adesso li rivende anche il supplemento. Quindi biscotta go go. Poi ho finito, sì, mi arriva un messaggio che sembra un'amica che sta dicendo, infatti le 17, tipo muovere, ho finito, scendo e andiamo. Allora, ho finito queste patatine, sinceramente, della Prodis a mela, sono le chips di mela, ma sinceramente preferisco quelle là dell'Eurospin, o anche le altre, vi farò sapere, ma non mi hanno fatto tanto impazzire. Poi ho finito queste qui, che secondo me già vi feci vedere, secondo me sì io. Delle protein chips della Natto, gusto mediterraneo, fenomenale, fenomenale. Finiamo questo video con tre burri. Allora, questa è una crema di anacardi crudi bio della Damiano. Io della Damiano voglio provare anche la crema al pistacchio. Raga, questa crema di anacardi è fenomenale, è troppo troppo buona, si sente proprio di anacardi, sembra proprio di mangiare anacardi da dentro alla bustina, cioè fenomenale. Infatti ve la straconsiglio, e poi sinceramente non è neanche un prezzo elevatissimo, perché comunque sono 180 grammi di prodotto, ma raga,
Vi dura tantissimo, pensate che io la mattina con questa crema 10 grammi riuscivo a completare tutti i miei pancake, a farceli col topping e non arrivavo neanche a 10 grammi, quindi fenomenale, infatti prenderò anche tutte le altre. Andate a fare un giro su Wholesupplement perché le trovate anche scontate, quindi andate, metto tutto qua dietro. Poi ho finito la mia adoratissima crema al pistacchio, allora io con lei ho creato una dipendenza un po' come la pizzarima. Dovete andare sul sito del supplement e trovate disponibile e la dovete prendere, raga, non fatevela scappare perché è strano che c'è ancora, ma secondo me già l'hanno rifornita pure perché appena questo prodotto lo rimettono tipo perché finisce subito, cioè raga, va a ruba di nuovo. E questa qui è la ciocarella che sa pistacchio, io di questa marca qui ho, questo marchio qui ho, caponaggio, capite proprio marco, vabbè, comunque è la ciocorelax. E poi ragazzi, vado fenomenale, infatti è fatto proprio da pistacchi, non è tipo quella cosa chimica, no, sembra proprio di mangiare pistacchi. E sto provando anche la fondente, vi dico già uno spoiler, è fenomenale, ma non, su questo veramente io non ho mai avuto dubbi, quindi andate e prendetela, come sempre giù nell'info box trovate tutto e il mio codice sconto se vi fa piacere. Come ultimo prodottino, guardate un po', l'ho lasciato proprio per ultimo perché io un appello a MG, cioè io non lo so, ma non sono l'unica. Allora, ho provato, meno male che è in Italia, eppure sta in Italia, sta 4 euro. Io con 4 euro mi compro un burro della Damiano e sto 180 grammi, a differenza di questo che è 30 grammi, ma va bene, le cose vanno provate, giusto? Questa è una crema di arachidi al Kinder Bueno. Allora, io non dico che io, questa qui ho, io non dico che io deve sapere proprio di Kinder Bueno, che dentro mi deve uscire proprio la barretta Kinder Bueno. No, però almeno io voglio sentire una percentuale di, di nocciola, di che ne so io, cioè boh, zero. Sembra del crema di arachidi con un pochino, un pizzico di nocciola, ma proprio lontano, lontano. Sto provando anche quella al pistacchio, ne parleremo più avanti, ma raga, è lo stesso sapore. Infatti una ragazza mi ha detto che le ha provato tantissimi burri e tutti i burri in questa pasta qui, questo colore così, tipo giallino, sono tutti uguali, cioè sono tutti uguali. Cioccolato bianco è uguale, questo è uguale, pistacchio è uguale. Hanno tutti lo stesso sapore. Io sapete che io in MG mi sto trovando proprio male, infatti io le farine sono uscite le novità, panettone, eccetera, ma non mi ispirano proprio perché poi se devo veramente la mattina intossicarmi la colazione perché devo smaltirle, perché poi non butto niente, no, non ce la faccio a spendere soldi inutilmente, sinceramente, solo per provarla, ma no, no, preferisco spendere soldi su un altro marchio che è sicuro che mi trovo bene, tipo come le farine della Max Protein. Quelle sono proprio la vita mia. E niente, quindi mi sono trovata male, io, ripeto, con l'MG mi trovo bene solo con gli occhi, per il resto tutto bocciate, la farina salata, barbecue, si salva, ma il resto xo. Quindi nulla, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!